ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Opera d'arte natalizia nel borgo di Montone, a 4 km da Mosciano Sant'Angelo. Per Natale, circa una ventina di donne dell'Associazione Amiche della Torre, in collaborazione con la Proloco, ha realizzato un intero albero di Natale all'uncinetto. Sono circa 1870 piastrelle di piccole dimensioni, contenenti 37,5 kg di lana, corrispondenti a 750 gomitoli e 9 km di filo. Insieme a questo, davanti alla chiesa, un presepe sempre di lana. Resterà in piazza fino al 7 gennaio, simbolo di tradizione ma anche di economia circolare, essendo stato realizzato con gomitoli riciclati. L'idea è stata realizzata con la collaborazione della Proloco, ma le vere attrici, se dobbiamo dire, di chi ha realizzato questa opera sono le Amiche della Torre, un gruppo di donne montonesi che nel periodo invernale, su un progetto, hanno deciso di realizzare l'opera. È nata perché mi ricordo, quando sono arrivata a questo borgo, c'era una nonnina nella piazza principale che sferruzzava tutti i giorni e accoglieva ogni viandante con un'offerta che poteva essere il gelato, il caffè, quindi quello di fare veramente accoglienza, ed è quello che ho ritrovato nel borgo. Tanti pomeriggi di condivisione, dello stare insieme, di raccontarsi, che era un valore perso dopo il Covid, e a noi questo progetto ha dato l'opportunità di ritrovarci. Non solo un tempo da passare insieme, ma anche un'arte che è stata rivalorizzata in questo piccolo borgo. Assolutamente, l'arte dell'uncinetto e dell'uncinettare. Oramai ci hanno definito le uncinette perché abbiamo sferruzzato per tutta l'estate. L'uncinetto, devo dire che è veramente un modo per passare anche la tradizione, se vuoi, di questo saper operare. Ecco, quanto lavoro possiamo dire che c'è dietro per chi l'ha fatto e per chi è stato dietro a questo progetto? Per me è una passione, non è un lavoro, mi piace, bellissimo, sono contenta di stare in mezzo a loro e va bene così. E vedere poi realizzato tutto questo in piazza? Tanto, tanto contenta, è bellissimo, bella proprio. È un qualcosa da poter rifare e da poter tramandare anche ai più piccoli. Certamente, siamo le nonne noi. Amiche non solo di Montone, ma amiche di tante altre città che hanno voluto contribuire a questa iniziativa. Assolutamente sì, perché poi nella realizzazione siamo state coadiuvate da altre amiche. Alcune sono originari montonesi, ma che poi per la vita, per lavoro, sono andate a vivere a Roma, a San Benedetto, ma proprio per la vicinanza e per la loro appartenenza al borgo hanno fatto arrivare le loro mattonelle.